Io ho fatto tanti video, e sempre però con un'estetica cinematografica, con l'idea poi di fare dei film. Partire da là è stata una palestra proprio per me, perché ne ho fatti tanti, perché ho potuto sperimentare tanto sul linguaggio cinematografico. Poi ho fatto Ultras, che era un film, diciamo, che partiva più dalla mia terra, da Napoli. E poi questo, Lovely Boy, è un po', diciamo, anche un ritorno a quelle che sono le mie, diciamo, origini professionali. E è un mondo che ho sfiorato, ho conosciuto quello della trap romana, la trap italiana in generale, e mi ha interessato più che altro perché pensavo potesse essere un punto di partenza per raccontare quello che sta succedendo, un pezzetto di quello che sta succedendo, di contemporaneità. E nella sua, diciamo, assurdità, nella sua contraddizione, nel suo anche nichilismo, il fenomeno trap ha dietro, diciamo, poi l'apparenza dell'arroganza, del linguaggio, ha una sua verità, che mi interessava, che era quello per cui poi ci ho fatto un film. No, il film praticamente racchiude due film diversi, che sono stati girati con ottiche diverse, con tecniche proprio di regia molto differenti. Tutta la parte, diciamo, romana racconta il caos, racconta poi la perdizione, il perdersi nella baraonda del successo, dei follower e delle droghe. È stata girata con la macchina sempre in movimento e con un montaggio molto, diciamo, frenetico e con un punto, con il centro dell'inquadratura che è sempre la faccia di Nick, il suo primo piano. È molto claustrofobica quella parte. Proprio perché l'idea era quella di dare un senso di chiusura, al contrario invece c'è tutta un'altra parte che invece racconta, diciamo, il percorso in questa comunità in montagna, sulle Alpi, e anche lì abbiamo utilizzato appunto le ottiche diverse, le inquadrature sono più larghe, i movimenti di macchina quasi non ci sono, sono tutte inquadrature fisse, quindi abbiamo cercato di restituire poi quello che era l'idea di due momenti diversi che si alternano poi nel film, diciamo tra prima e il dopo dal punto di vista, insomma, cronologico. Lovely Boy è il film che appunto è su Lovely Boy, il protagonista. E non ci sono scene del film senza il protagonista praticamente. Ci sono anche tanti altri personaggi che animano il film, ma è chiaro che, insomma, è un film che aveva bisogno di un protagonista all'altezza, insomma. E Carpenzano è stato il primo nome a cui abbiamo pensato anche insieme a Nicola, a Giuliano. E non abbiamo mai avuto dubbi, l'abbiamo incontrato, è stato il primo che abbiamo incontrato. In fase, diciamo, di pre-casting, e poi da lì siamo partiti per costruire il cast, quindi assolutamente è stato lui. Penso che se non ci fosse stato lui, non so se saremmo riusciti a fare questo film, insomma. L'idea è di fare un film anche un po', diciamo, che andasse oltre poi la narrativa classica, nel senso che tutte le scene di Roma in realtà non raccontano niente, tutte le scene di droga, sono anche molto ridondanti. Era una nostra scelta in fase sceneggiatura quella di dare il senso del vuoto, anche dell'assenza di significato, di senso. Le scene che si ripetono sono momenti X della vita di Nick, in cui si capisce che è sempre più solo, che tutto il successo che ha raggiunto in realtà non gli interessa neanche, tutti i momenti, diciamo, la sua scalata,
fanno da sfondo ma non sono cruciali, non c'è un interesse verso quello che sta accadendo, proprio per dare l'idea del fatto che non c'è, il problema di Nick non è la famiglia, non sono i genitori, non è il successo, non sono le cattive compagnie, diciamo. E il problema è che lui non sa qual è il suo problema, non sa forse neanche chi è. Quello che poi dice appunto nella scena che citavi tu, quando Daniele, che parla del suo passato da eroinomane, sa che il suo problema è l'eroina, per Nick, che invece è un poliassuntore, non ha una vera e propria dipendenza da un'unica sostanza, ma semplicemente si prende quello che trova. Il problema è un po' più complesso, più confuso, più difficile, e la risoluzione forse sta proprio nel capire chi è, qual è la sua identità. Sì, una cosa interessante che viene anche dalla realtà, no? del mondo che ruota intorno alla trap, è questa ostentazione dei valori, di fratellanza. Si definiscono spesso family, gang, si considerano fratelli di carnali, e poi invece dopo un attimo si tradiscono. Questo proprio perché, come dicevo prima, in realtà i valori che loro ostentano non hanno una base reale. È tutto effimero, è tutto finto, consapevolmente poi finto. Tutti i valori che vengono ostentati, anche no, quelli le auto, anche quello che viene, no, le auto, i gioielli, anche da quel punto di vista c'è un gioco di finzione. In realtà loro non è che vengono da delle famiglie, da delle situazioni di disagio, molto spesso vengono da delle buone famiglie, per cui avere un'auto, avere dei gioielli non ha un valore di riscatto sociale, è semplicemente un'imitazione di un'estetica, che è quella della trap, che è quella dell'hip hop. In qualche modo loro hanno, diciamo, ribaltato un po' il punto di vista. Questo, insomma, è un'altra cosa che mi ha interessato. Mi è capitato, facendo un film sugli Ultras in passato, di avere dei feedback. Chiaramente quando ha a che fare con un mondo che ha i suoi codici, che ha anche molto chiuso, è facile poi, insomma, in qualche modo avere dei feedback negativi o comunque di essere attaccato anche. In questo caso spero che il film venga preso per quello che è. Non è un film che vuole giudicare, che vuole dire, insomma, la trap fa schifo, i trapper sono buoni o sono cattivi, la musica è buona o no. La mia idea era poi di raccontare la storia di Nick, la storia di Lovely Boy, in maniera sincera e credibile dal punto di vista del realismo. Quindi spero che venga preso bene, anche se il mondo della trap è fatto di dissing, quindi probabilmente arriveranno, e se arriveranno significa anche che, insomma, il film è andato bene. Quindi.